una 61esima edizione che riprende dopo 2 anni di stop, e qui va fatto un plauso a tutto il lavoro del gruppo storico. Dicevo, 2 anni di stop, e dopo 2 anni non è stato facile ripartire. Dico sempre che una rievocazione storica è una festa differente rispetto alle sagre, è una manifestazione che si svolge soprattutto in un periodo di ferie, quindi c'è un grande sforzo da parte di tutti i volontari a cui va fatto il plauso. Quindi c'è stata una forte determinazione del gruppo storico e dell'associazione Proloco a ripartire. Ovviamente noi siamo stati fino ad oggi al loro fianco perché la principale manifestazione turistica del nostro borgo potesse ripartire. Sono 3 giornate importanti, 3 giornate di festa. 13 apriamo il sipario, diciamo, della rievocazione storica, per fortuna dopo 2 anni di pandemia, con il banchetto rinascimentale, rigorosamente in costume d'epoca, nel chiostro francescano a numero chiuso. Quindi i primi 100 che prenoteranno avranno la possibilità di partecipare al nostro banchetto rinascimentale, dove si mangeranno pietanze cucinate secondo antiche ricette, chiaramente rinascimentali. Avranno modo di vivere una serata unica, spogliati di tutto ciò che comporta il contemporaneo, ma immersi nel vero fascino del Rinascimento italiano. Nello stesso momento, nel fossato della Rocca, avrà luogo il bivacco. Il bivacco è un luogo deputato al riposo dei soldati, al riposo del popolo, quindi un'atmosfera completamente differente, un accampamento militare. Ci sarà un menù differente, quindi ricette cucinate secondo antiche ricette popolane, allietati i nostri ospiti sempre con saltimbanchi, giocolieri e soprattutto i nostri armati, con tiri con l'arco, la balestra. E poi ci tengo a dirlo che avremo nelle vie del borgo il teatro di strada. Il teatro di strada cosa significa? Che i signori visitatori che verranno a Mondavio potranno immergersi nei vicoli del centro storico, entrare come protagonisti nelle pièce teatrali che verranno curate dal vice presidente del Calen di Maggio di Assisi, Stefano Venarucci. Il 14 e 15, cortei, il nostro grande corteo in onore del Duca, della Duchessa, la presa del possesso del Vicariato di Mondavio. Si uniranno a noi il corteo e la corte malatestiana di Gradara per il 14 agosto, mentre il 15 agosto il corteo del solenne ingresso di Senigallia. E poi infine il Suoni e Luci, lo spettacolo Suoni e Luci, il tanto atteso Suoni e Luci, che sarà quest'anno veramente diverso, diverso perché noi da tradizione per 60 anni abbiamo rappresentato sempre un mito. Quest'anno per la prima volta rappresenteremo, lo spettacolo si chiamerà Io Giovanni, praticamente il mito sarà il Duca. Il Duca diventerà mitico attraverso lo spettacolo. Noi abbiamo fatto tantissime ricerche da fonti, cronache differenti, siamo riusciti a ricostruire l'intera vita con questo spettacolo multimediale, perché noi attraverso diversi linguaggi, dal linguaggio artistico, teatrale, danza e chiaramente anche con proiezioni multimediali, metteremo in scena la vita di Giovanni della Rovere e finalmente lo conosceremo tutti. La caccia al cinghiale di Mondavio è una delle rievocazioni storiche più importanti della nostra regione, 61esima edizione, quindi una grande storia alle spalle, ma un grande futuro, dovuto alla capacità della Proloco, della gestione di Sylvie Campolucci, la Presidente, e Laura, la Vicepresidente, il supporto dell'amministrazione comunale, quest'anno anche della Camera di Commercio delle Marche, con il presidente Gino Sabatini, e ovviamente Confcommercio, che fa da spalla, da partner anche per alcune attività di comunicazione. Per Confcommercio è uno degli eventi più importanti dell'estate 2022 della provincia di Pesaro e Urbino.